Gaia, 21 anni, grande personalità e una maturità inconsueta, ha incuriosito con i suoi innumerevoli tatuaggi il pubblico di X Factor e l'ha intrattenuto con le sue doti da performer. Da grande favorita all'indomani delle audizioni, dopo, ammettiamolo, qualche gaffe di intonazione, è finita per diventare un'abitue del ballottaggio, per poi cedere nella terz'ultima puntata del talent agli Ape Escape. Probabilmente è successo che è venuta fuori la parte peggiore di me, che poi è la parte che preferisco di più. Bisognerebbe scendere di più a compromessi. Ciò non toglie che nessuno mi ha mai detto no, fai questo al posto di questo, quindi io ho fatto di testa mia, ma non è stato lasciato fare. Che i pronostici positivi abbiano portato sfortuna alla giovane cantante con la passione della moda, fatto sta che in pole per la vittoria adesso c'è Michele, astronascente degli Under. Una persona come Michele che sta tirando fuori, ma grazie anche proprio alla sua crescita personale, interiore, dei brani e delle interpretazioni pazzesche, insomma mi lascia a piedi, veramente. Io sono sempre stata così, invece Michele si sta evolvendo, probabilmente è questo che ci differenzia. E se Gaia ammette un bel rapporto confidenziale con Mika, confessa anche di essere rimasta affascinata dai modi del giudice sfornavincitori Morgan. Sicuramente Morgan ha un cuore grandissimo per i suoi talent. Mi faceva ridere Andrea perché è molto timido e c'era Morgan che cercava di tirarlo fuori a tutti i costi, in qualsiasi modo, e questa era una cosa buffa ma allo stesso tempo molto tenera, perché comunque erano dei gesti alla Morgan, quindi molto spregiudicati, molto artistici, ma con un fondo di affetto infinito. E risponde a Valentina, che ha accusato Mika di ipercriticismo. Mika ha fatto delle scelte sensate per ciascuno di noi. Stava a noi dimostrare di essere all'altezza. Se il casting hai dato il 100%, in gara devi dare il 100% più uno, altrimenti non ti evolvi, altrimenti anzi ti smungi, ti stanchi e inizi a prendere tutto come una competizione strategica, il complotto. She's nobody's sheep.